Paola Bernardini, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, davvero benvenuta qui nel posto delle Bene. parole per raccontare in sostanza di due argomenti che si attraversano, si compendiano. Ricordo che Paola Angeli Bernardini sarà protagonista al Festival del Mondo Antico di Rimini con il tema Donne nel Mediterraneo Antico, un viaggio nel mito. Tutto questo succederà il 29 luglio alle 18:30 insieme con Valeria Cicala. E quest'anno la parola, le parole guide sono consenso e consenso. Ora qui ci sarebbe Consenso, sì. e con Sì. trattino senso. Quindi la parola consenso nella storia che stiamo per raccontare spesse volte lascia un po' il tempo che trova, perché il secondo argomento è legato ovviamente all'incontro, è il libro che lei ha pubblicato dalla casa editrice di Bologna Il Mulino, Donne e Dee nel Mediterraneo Antico. Vogliamo cominciare, Paola Bernardini, a entrare nel tema partendo dall'immagine di copertina, ce la vuole raccontare? Sì, l'immagine di copertina è, credo che sia molto, diciamo, indovinata, ecco, direi indovinata, perché rappresenta Galatea, che era una ninfa bellissima, della quale era follemente innamorato Polifemo. Polifemo è noto attraverso l'Odissea. Tutti conoscono l'avventura di Odisseo o di Ulisse, se la vogliamo dire. Ecco, forse in questa conversazione usiamo la terminologia dei nomi in latino, ecco, quindi è Ulisse. Ulisse si innamora di Galatea, fa di tutto per conquistarla, ma Galatea preferisce un giovane che si chiama Ati, e quindi Polifemo rimarrà nella storia appunto come l'amante deluso, vede che offre del coralli a Galatea, ma Galatea rifiuta. La copertina ha avuto successo, so che è piaciuta molto perché richiama un po' quello che è la tematica del mio libro, cioè le donne belle, desiderabili. E gli uomini in particolare spesso sono divinità oppure sono eroi, sono coraggiosissimi navigatori, si innamorano di queste donne così affascinanti, ma operano su di queste creature poi in realtà una violenza, molto spesso le conquistano, le seducono, le mettono incinta e poi le abbandonano. Ecco, Quindi la donna vista l'essere Dio è come molto mortale, sono molto nel umani gli passato, dèi che lei ci soprattutto come un racconta. oggetto nelle onde da conquistare. Ecco, io, la copertina dice questo, in realtà nel libro io dico tutto. Dico altre cose, cioè dico che non è tutto vero così, che le donne in realtà, a mio parere, potevano frequentare il mare. Nell'ultima parte del volume, anzi, credo di aver dimostrato che potevano anche nu saper nuotare, che potevano proprio frequentare le piscine e che raramente, insomma, sapevano anche affrontare i pericoli dei viaggi nel mare. Non erano le donne come Penelope che stavano dentro casa a tessere la tela, mentre il marito Ulisse poteva andare, vagare, andare alla guerra, eccetera. Io ho cercato di dimostrare che invece anche le donne avevano la possibilità di frequentare la superficie marina. Ecco, E questa è dalla superficie l'essenza, marina, insomma, la novità, io credo, di questo libro. Paola Bernardini, dalla superficie marina andiamo sotto il mare, andiamo negli anfratti per ricostruire, Certo. come lei scrive nell'introduzione, gli aspetti più importanti della vita degli antichi greci, dei popoli che si affacciavano sul Mediterraneo. E questo significa anche prendere in considerazione la presenza, come diceva poco fa, dell'elemento femminile Delle nelle donne. acque in questo grande mare. Ora, leggere Certo, questo suo certo. saggio, ricordo ai nostri ascoltatori, un saggio che si sviluppa per circa 180 pagine, è vero, c'è un andare indietro nel tempo perché
Ricordo che Paola Angeli Bernardini è professore emerita dell'Università di Urbino, dove ha insegnato letteratura greca, quindi il salto indietro nel tempo ce lo fa compiere in maniera straordinaria, ma è talmente indietro il salto che ci permette di traguardare il futuro e di capire anche il tempo presente, soprattutto quando parliamo di Mediterraneo. Qui stiamo parlando di Mediterraneo antico, ma quanto somiglia per certi aspetti al Mediterraneo contemporaneo. Paola Bernardini. Io dico che molte volte nel passato erano vittime le donne soprattutto, la parte attiva, operativa era veramente scarsa, però partecipavano con funzioni secondarie, tipo il commercio, la prostituzione, talvolta anche erano sacerdotesse, cioè andavano per mare, ecco, però erano un po' l'elemento debole, come del resto la storia ci ha insegnato. Il mare è un dominio più che altro maschile, ma io mi sono sforzata di dimostrare che la funzione di queste donne però era importante perché, per esempio, avevano una funzione genealogica che era assolutamente di primo piano. Queste eroine stuprate poi da una divinità tra le onde del mare generavano degli eroi, generavano e davano origine a delle stirpe importantissime e quindi avevano una funzione assolutamente. Basta pensare appunto a Io, basta pensare a Europa, ad Ana e a tutte queste donne che poi hanno dato vita a degli eroi che erano i figli in realtà di una violenza. E come diceva Pavese, Cesare Pavese, bellissimi dialoghi con Leucò, diceva che il mar Mediterraneo è pieno di sangue e di sperma. In realtà nell'antichità era così. Oggi com'è? Lei mi ha chiesto. La domanda è molto difficile. Io ho cercato, io seguo molto, molto, seguo la stampa quotidiana, le notizie, eccetera. E certo, il Mar Mediterraneo da questo punto di vista è una tragedia, ecco, soprattutto per le donne. E ho riportato dei brani di cronaca in cui ci sono, per esempio, 23 donne che sono state trovate morte all'interno di un barcone. Le prime a cedere in queste grandi traversate nel Mediterraneo, le più deboli sono le donne perché cercano sempre di salvare i bambini, oltretutto, ecco, donne vecchie. Quindi in realtà questa frequenza delle donne con il mare non è una frequenza felice sempre, che va a lieto fine. Ecco, le storie nell'antichità ce lo dimostrano, sono molto, molto poche quelle storie che vanno a finire bene, con un happy end. In genere sono tutte tragedie, tant'è vero che appunto la tragedia greca poi ci ha messo le mani su questo tema, ecco, e l'ha trattato. E lei ha citato poco fa, tra le molte donne che racconta in questo libro, forse è colei che ha aperto la strada ad altre. E la storia di Io è una storia che è piena di simboli, che sono validi ancora oggi, che ci parlano ancora nella lontananza nel tempo. Che cosa è successo a Io? Ce lo vuole raccontare questa donna così bella e poi Così bella trasformata di in cui si era giovenca? trasformata, è certo perché di lei che raccoglieva fiori e sulla riva tranquilla con le sue amiche. Questo è un topos. In genere queste donne quando vengono desiderate e poi rapite, eccetera, giocano serene su una riva, ma di lei si innamorò perdutamente Zeus, che era il re degli dèi, e conquistò, come tutti sanno, la moglie di Zeus era gelosissima, trasformò la giovane in una vacca bianca e perseguitata da un tafano, cioè da tipo un moscone che la seguiva sempre, e lei si buttò in acqua e
trasformata e arrivò attraverso le onde del mare, le tempeste, eccetera, in Egitto. E in Egitto poi invece ha partorito, perché naturalmente quello era il fine, ci doveva essere uno stupro, e alla fine io arriva in Egitto, genera Epafo, e da lì poi dopo la grande stirpe di Dana, delle Danaidi, eccetera. Cioè sono tutte storie che molto si intrecciano con le regioni limitrofe, questo è importante, questo lo voglio sottolineare, perché il Mediterraneo è, come posso dire, è un mixage, è un misto di culture, non è solo quella greca, ci sono i Fenici, c'è la Mesopotamia, c'è tutta l'Africa del Nord. È un crogiuolo, ecco, di civiltà e di culture. Beh, e in tutte queste civiltà che io ho studiato, ho analizzato, eccetera, in realtà le donne hanno un ruolo più che altro sottomesso. Ecco. E vorrei ancora sostare Paola Bernardini sulla figura di Io, che lei ha detto poco fa, ha partorito, è andata in Egitto, però l'andare in Egitto anche qui, un altro luogo che è un simbolo, la terra del Nilo, terra ricca, generosa, cioè quindi se terra ricca può dare anche la continuità della stirpe di Io e può dare prosperità, perché sì, la generazione che ha creato Io, prego. Certo, ma i discendenti poi tornano ad Argo, perché tutto nasce dalla Grecia. Le Danaidi tornano, diciamo, tornano nella terra patria. Il Mediterraneo, guardi, è un grande lago salato, come l'hanno definito, in cui si affacciano tante culture. Non è che queste culture andavano d'accordo, queste culture... Le teorie sono state tante. C'era unità nel Mediterraneo oppure ogni regione manteneva le sue caratteristiche religiose, antropologiche, etnologiche? Era una vera unità oppure era soltanto apparente? In realtà il Mediterraneo è stato sempre un luogo di guerra, guardi. Hanno combattuto sempre tra di loro, tutte le regioni volevano conquistare il commercio, volevano conquistare le vie per l'Oriente, per l'Occidente. E per quanto riguarda invece il termine greco, la talassocrazia, cioè la padronanza del mare, era era assolutamente desiderata, assolutamente voluta. Ecco, e quindi tutti cercavano di combattere, non era un luogo di pace, ma per le pare che oggi sia un luogo di pace. Ahi noi, non è per niente un luogo di pace, è sempre stato, come ci ha detto poco fa lei, Paola Bernardini, un luogo di guerra, ma per le donne la guerra poteva cambiare tutto, poi la storia, la sorte cambiava completamente, da principesse potevano diventare schiavi alla mercé di un comandante, da donne libere si diveniva preda dei bisogni e delle voglie di chi ha avuto la meglio, e come sempre succede, anche allora, secondo la letteratura greca, ci racconta tantissime di queste figure femminili che lei ci mette davanti agli occhi. Basti in questo pensare libro. Alle donne troiane, insomma, le troiane vengono quando Troia viene distrutta e viene bruciata, loro vengono tutte prigioniere, diventano le concubine dei vincitori, diventano le schiave, cioè la situazione della donna non era, era una situazione veramente difficile, ecco. Allora mi si chiede, ma queste avevano la possibilità di comprare, per esempio, di armare una nave? Perché costava. Beh, la storia però ci dice di sì. La storia ci dice che ci sono state anche delle donne ammiraglio, donne importanti, donne che hanno combattuto. Io ho raccolto tante testimonianze, ho portato di queste donne che potevano anche essere delle regine, delle armatrici. Cito per tutta Artemisia, ecco, l'Artemisia della guerra persiana, che fece l'Artemisia, Erodoto ce la descrive come una grande ammiraglia, capito? Quindi c'erano.
bisogna cercare. Bisogna cercare, e quel bisogna cercare è importante, bisogna cercare, aprire il libro Donne e Dee nel Mediterraneo antico e Paola Bernardini ce le mette davanti nella loro realtà di allora, ma anche donne che, lei poco fa diceva, donne che potevano diventare protagoniste, responsabili di una nave, ma come lei ricorda, per esempio, chiudendo il libro, di una donna che suonò in onore di Apollo ed ebbe un compenso niente meno che di 1000 dracme, quindi ottenendo anche l'onore di una statua di bronzo, quindi c'era questa possibilità di espressione nonostante tutto. C'era questa possibilità, ma è stata sempre, guardi, per le donne è stata sempre una lotta durissima, perché anche se erano grandi, lei sa che nel teatro greco c'erano gli uomini che facevano i ruoli femminili, non c'erano le donne, soprattutto nel classico, nel teatro classico erano vestiti da donna ma erano uomini, ecco. Questo esempio che lei mi ha portato è un esempio più tardo, diciamo bisogna arrivare al periodo ellenistico perché ci siano queste interpreti che riescono anche a salire sul palcoscenico. È stata sempre una lotta, guardi, mi creda. Vorrei ancora toccare il tema che fa di queste figure mitologiche, figure degli dei dell'Olimpo, delle persone anche abbastanza comuni, vale a dire quando parliamo, e lei lo racconta in un capitolo dedicato a concupite inseguite tra le onde da un dio, e quindi ci racconta le storie di violenze, di stupri, no? Quando lei cita Roberto Calasso che scrive il segno della sopraffazione divina, della residua capacità da parte degli dei lontani di invadere la mente e il corpo dei mortali, lo stupro è un possesso che è una possessione. Ora, andando indietro nel tempo, in che modo possiamo inquadrare questa parola stupro? Ah beh, per i greci, per la divinità era normale. Il Dio poteva farlo, non c'era nessun problema, la divinità la poteva fare questa cosa, e anche l'eroe. Io adesso ho scritto un articolo proprio su un presunto stupro, ma sembra che di Eracle, l'eroe Ercole in latino, che era uno stupratore spaventoso, in una notte riuscì a possedere 50 donne, e voglio dire, il Dio, l'eroe, il re, i potenti, lo potevano fare, era una cosa quasi normale, ecco, non era una colpa grave se fatto da un uomo importante, non era una colpa grave, cioè la donna subiva, capito? Questo è il problema, e bisognerà andare avanti nei secoli per arrivare a discutere serenamente su questo atto, sullo stupro, perché anche oggi non è facile dimostrare che la donna non era consenziente, come lei sa, come lo sappiamo tutti questo, In questo articolo io parlo proprio dello stupro di Ercole contro Auge, che era la figlia del re, che aveva ospitato Ercole. Ercole si innamora di questa ragazza e poi la mette incinta, ecco, quindi quando lo fa l'eroe o il dio non era considerata una gran colpa, capito? Paolo Albertini, vorrei chiederle, andato indietro nel tempo per quanto riguarda il suo percorso di studio, lei come si è avvicinata alla fascinazione del mondo antico? Guardi, io mi sono avvicinata al mondo antico prima di tutto perché ho avuto un gran maestro, lo devo dire, ed è Bruno Gentili che ha aperto tante strade. Io sono rimasta subito affascinata dall'insegnamento di questo illustre grecista, Poi mi piaceva molto la lingua greca e io ho cominciato a leggere i testi, e se uno legge i testi e si immerge nella letteratura greca si innamora, perché non può non, sono tutti i problemi di oggi, tutti i problemi esistenziali, filosofici, e quindi da lì sono,
Poi ho fatto un errore, o un errore, non so se è un errore o no, io mi sono occupata di Pindaro molto, ho studiato molto Pindaro, e da Pindaro, questo poeta che celebrava gli atleti, sono andata a finire a studiare l'atletica, perché non si può capire un testo se non si sanno tante cose, anche dei reali, cioè delle cose concrete che ci sono dietro. E ho scritto molto sullo sport antico, considerando che non era una cosa di... leggera, come posso dire, un passatempo, era un'attività serissima per i greci, un'attività, un olimpionico, era al pari di un eroe, uno che vinceva i giochi olimpici, era una persona che si distingueva, che eccelleva. Ecco, io da lì ho cominciato poi dopo ad allargare le mie conoscenze anche alle antichità, quello che si chiamano le antichità, cioè il mondo come influisce poi sui testi poetici, però la mia origine, il mio punto di partenza è il testo. Soffrire è destino, ma quale splendore c'è nella vittoria? Queste sono parole di Pindaro che seguono, dovrebbero seguire. Pindaro lo conoscono, gli sportivi lo conoscono tutti, ma sì. Sai che io ho rischiato di finire come rappresentante di sport, di cose, eccetera, perché con il mio libro sullo sport e sempre con il Mulino, ho scritto un libro, Il soldato e l'atleta, e ho in un certo senso valorizzato l'atleta, l'ideologia atletica, tutto, insomma, io non considero il mondo atletico un mondo di soldi, io lo vedo con gli occhi di chi ha studiato il greco, insomma, la civiltà greca era ben altro, partecipare ai giochi, essere un atleta era una cosa non di guadagno, ma di eccellenza suprema. E da lì dopo, naturalmente, se una persona è curiosa, le piace la cultura, come sono io, non finisco mai di studiare, capito? Donne nel Mediterraneo antico, un viaggio nel mito, questo è il titolo dell'incontro al Festival del Mondo Antico di Rimini il 29 luglio alle 18:30 insieme con Valeria Cicala, e poi ricordiamo il libro Donne e Dee nel Mediterraneo antico, il libro di Paola Angeli Bernardini pubblicato dal Mulino. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Senta, io non finisco mai, e lo confesso proprio, mai di leggere L'Odissea, adesso, a parte che adesso io ci lavoro proprio perché Circe, Calipso, sono le donne che hanno le isolane più famose del mondo, ecco, le isolane, Arianna. Ma se dovessi consigliare a una persona di leggere una cosa e imparare, io dico, leggiti l'Odissea, non ti basta? Leggi l'Iliade, basta. E qual è, quando hai letto, ecco, e qual è invece per lei, visto che è così appassionata e studiosa dell'Odissea, qual è o quali sono i versi che le tornano più in mente? Qual è? Scusi, non ho capito. Quali sono i versi dell'Odissea che le tornano più in mente? Quali sono le figure? I versi dell'Odissea, perché ci sono sempre dei versi a cui si fa riferimento. L'inizio, dove si parla di Polytropos, canta, mio Dio, delle avventure di Ulisse, di Odisseo, l'idea. Polytropos, sapesse quanto hanno scritto su questo. Cosa vuol dire Polytropos? Vuol dire che ha tanto viaggiato, che ha tanto che si è tanto mosso, Politrepo, oppure vuol dire che era tanto furbo, tanto intelligente, tanto acuto, questo uomo che è riuscito, questo eroe che è riuscito a tornare in patria dopo una decina d'anni vagando tra le onde del Mediterraneo. Uno deve leggere queste cose. Adesso ci sono delle ottime traduzioni, non è necessario sapere il greco, ma i giovani perché non leggono l'Iliade e l'Odissea? C'è tutto lì, guardi, mi creda, uno se studia Omero non ha più bisogno di studiare altro. E forse potrebbe anche fare a meno, potrebbe fare a meno anche di, adesso la butto proprio in caciara, potrebbe anche fare a meno magari di una seduta dallo psicologo, perché questo è un viaggio dentro la psicologia, non è solamente un viaggio raccontato da uno straordinario Omero, perché la psicologia... Sono d'accordo con lei,
perché le donne, gli eroi, le famiglie, c'è tutto, c'è la psicologia dell'ospite, l'ospite per esempio, quando Telemaco arriva è un ospite sacro, cioè, io dico che nell'Odissea, però bisogna saperla leggere, avere una guida, avere una persona che ti ha guidato a questa lettura, Così come devo dire che il Mediterraneo, i ragazzi devono sapere che cos'era, perché come fanno oggi a capire che cos'era, che cos'è la guerra in Ucraina, quali sono le possibilità della Crimea, del mare d'Azov, se non conoscono la geografia del mondo antico, se non conoscono come mai era tanto importante poter avere uno sbocco nel Mediterraneo. Io per questo ho sempre detto che i giovani devono studiare. Non voglio adesso fare la pedante, voglio chiuderla in bellezza. Non rimane che quello, lo studio, non rimane che quello, perché per me, riprendendo le parole di Pindaro, sì c'è il sacrificio, ma poi c'è la vittoria del sapere. C'è la questo vittoria. E non è solamente una vittoria senza sportiva. Senza ponos, il ponos è la fatica. Senza ponos non si raggiunge niente, è inutile dirlo, il successo che poi genera l'invidia, lo dice proprio Pindaro, genera lo phzonos, cioè chi ha successo provoca sicuramente invidia, però ti dà il nome, ti dà la fama, ti dà il nome. Grazie davvero Paola Bernardini del tempo che ci ha dedicato, è veramente un argomento infinito e da cosa nasce cosa e lo riprenderemo, lo riprenderemo in una prossima conversazione. Lo riprenderemo senz'altro. Buona giornata. Fatemi sapere voi, va grazie, bene? Grazie, buongiorno. Grazie a lei, grazie.